Siamo veramente agli sgoccioli, sta per cominciare il nostro convegno. Come abbiamo già detto con gli ospiti precedenti, parliamo di terza età come risorsa. Il professore Nisticò è sicuramente tra gli artefici, tra coloro che ha voluto questo convegno, e allora chiedo proprio a lui di delinearci quelle che saranno le principali linee guida di questa giornata, di questo pomeriggio a Palazzo Ferraioli. Cioè, è una giornata dedicata, diciamo, agli anziani, perché oggi molto spesso si parla di anziani come qualcosa da rottamare. Io invece dico che è un patrimonio straordinario di esperienza e anche di intelligenza e anche, io direi, di originalità di pensiero, perché ho avuto il piacere di vivere gli ultimi 10 anni a contatto quasi quotidiano con Rita Levi-Montalcini, la quale, oltre ad essere la first lady, diciamo, della scienza, era, a mio avviso, il simbolo dell'eterna giovinezza. Una mente brillante, fervida, meccanismi cognitivi, oserei dire, perfetti. Una memoria, una possibilità di ricordare nomi, cognomi, date, in una maniera strabiliante. Ma accanto a questo, come dicevo, aveva la capacità proprio anche di intuire cose nuove. Lei mi diceva: "Pino, stanotte non ho dormito." E dico: "Rita, che cosa hai fatto?" Dice: "No, ho immaginato, perché noi dobbiamo fare uno studio su come le persone anziane aumentano questa loro capacità di immaginare le cose, quindi di prevedere delle cose, di avere anche delle idee molto originali." Difatti, all'età di 102 anni, lei è venuta in laboratorio a fare con le sue più vicine ricercatrici degli esperimenti e a dimostrare il significato della presenza del nerve growth factor, che lei aveva scoperto 50 anni prima, per documentare il ruolo anche nella fase precoce della vita embrionale, quando non sono ancora né neuroni né fibre nervose. Allora, che cosa serve? E lei ha scoperto, insieme con i suoi collaboratori, in primis il professor Antonino Cattaneo, ma anche tanti giovani collaboratrici, che serve l'NGF ad assicurare la sopravvivenza dei neuroni. Senza NGF l'embrione muore, perché non c'è quella rotazione dei somiti che è assicurata dalla presenza di NGF. Professore, lei ci ha raccontato delle cose meravigliose. Oggi noi avremo veramente modo di vedere a 360 gradi questo mondo meraviglioso che lei ha ben descritto fino adesso. Diciamo questo però, io volevo un attimo fermarmi anche sull'importanza di questi anziani proprio come risorsa, non solo risorsa intellettuale, come lei bene ha detto, ma proprio anche come risorsa legata ormai alla forza fisica che veramente sembra non abbandonarli davvero. Questo a che cosa è dovuto secondo lei? Perché è migliorata in qualche modo la qualità della vita? Perché queste persone prestano più attenzione a come si muovono e a cosa mangiano? Sicuramente è molto importante per una persona anziana mantenersi, diciamo, in forma. E mantenersi in forma vuol dire seguire una alimentazione la più perfetta possibile. Cioè, oggi sono passati i tempi in cui si seguivano questi esempi, diciamo, della cultura americana. Cioè, oggi si torna alla dieta povera del Mediterraneo. Quindi questa è una cosa importantissima. Si torna a fare esercizi, a muoversi, a passeggiare, cioè si torna, in altre parole, a ripristinare quell'armonia e quell'equilibrio di cui l'organismo ha bisogno. È il cervello che rappresenta, come dicevi, il grande alcameone, cioè il principato del cervello, rappresenta il controllo supremo, superiore di tutti gli organi, sovraintende a tutto questo. E quando ci sono degli input sensoriali, motori, psicologici, artistici, e questi arricchiscono, vuol dire alimentare il cervello, il quale, d'altro canto, assicura l'equilibrio fra i vari organi. Quando si rompe questo equilibrio,
quando in un organo c'è una proliferazione abnorme di cellule si arriva al cancro, allora c'è la malattia. Quando questo equilibrio è mantenuto da meccanismi neuroendocrini, immunitari, da meccanismi psicologici che non lasciano somatizzare questi disturbi, allora la persona anziana è in perfetta forma, non solo mentale ma anche fisica. Bene, lasciamo allora il professore Nisticò, naturalmente ai suoi ospiti, perché veramente tra pochi minuti comincia il convegno. Grazie.